Con l'ingresso dell'Addolorata nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si è conclusa la processione dei misteri che, come sempre, ha regalato una pioggia d'emozioni. Tra i momenti più suggestivi, quello della notte per le vie del centro storico di Trapani. Bentrovati con questa edizione speciale delle TG Sud. Per noi, questa notte, a seguire la processione dei misteri c'era Mario Torrente. Vediamo il servizio. Il silenzio della notte è rotto dai tamburi dell'Unione Maestranze che aprono la processione e l'arrivo dei 20 gruppi. Poi è tutto un susseguirsi di ciaccole e voci, con quel apposto dei consoli che dà l'ordine di tornare sotto la bara per riprendere la marcia verso la chiesa del Purgatorio, con il movimento delle statue che sembrano danzare tra le strade del centro storico, quasi sfiorando i balconi. L'odore della cera pervade tutto ed entra dentro le case, dove finestre e balconi sono rigorosamente aperti per salutare il passaggio dei misteri. Un momento atteso tutto l'anno, sicuramente il più importante per Trapani, sentito da una città intera. E sono tantissimi i trapanesi che accompagnano i gruppi nel loro viaggio notturno nel centro storico, spesso mettendosi sotto le aste e permettendo così ai portantini di riposarsi un po'. E questo probabilmente il momento più suggestivo e intimo della processione, quando i gruppi appaiono in tutta la loro autentica bellezza, avvolti dal gioco di luci e ombre proiettati nei palazzi del centro storico della città, con quel rimbalzare di ciaccole lungo il corteo religioso. È un cammino fatto di passi ora lenti, ora veloci, carichi di devozione e tradizione, senza curarsi né della stanchezza né della fatica per quel peso che grava sulle spalle. E per una notte, sotto quelle bare, si incontrano tutti i mille volti e le tante sfaccettature di Trapani e della sua gente, tutti attorno ai gruppi per accompagnarli verso il rientro in chiesa. Dopo aver percorso la via Fardella ed essere arrivati a piazza Vittorio Emanuele poco dopo le 4 del mattino, il corteo ha percorso le vie Palmerio Abate, 30 gennaio e Corso Italia per addentrarsi quindi tra le strade del centro storico per passare da Vico Pesce, via Turretta e via Nunzio Nasi per arrivare alla via Custonaci, una delle zone più belle dove assistere al passaggio dei misteri. Poi la svolta per via Corallai con il suggestivo sfondo della cupola della chiesa di San Francesco alle prime luci dell'alba. Quindi l'arrivo al porto Peschereccio e delle prime bande, il corteo religioso si è ricomposto al largo delle Ninfe, via Carolina, piazza Generale Scio e quindi l'ingresso in corso Vittorio Emanuele, con passo lento e solenne tra una battuta e l'altra, con quell'annacata che a passione commuove sempre. Nel frattempo è mattina e in tanti affollano le strade centralissime del centro storico, dove, oltre ai musicisti e alla banda, sono tornati anche i gonfaloni, a partire da quello del comune di Trapani, con il sindaco Giacomo Tranchida e gli assessori della sua giunta. L'impressione, la sensazione è quella di una comunità in cammino, lasciatemelo dire. Una comunità che vuole andare e che guarda a una, entro virgolette, risurrezione, non solo delle proprie aspettative, delle proprie speranze, di riscatto anche socio-economico, ma anche dal punto di vista socio-culturale. Ecco, in questa direzione siamo impegnati tutti a lavorare, dunque buon cammino e soprattutto una buona, serena Santa Pasqua a tutti i trapanesi e ai cittadini delle città che vogliamo. Prima dell'ingresso nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, i gruppi si sono quindi fermati davanti il palazzo vescovile, dove ad attenderli c'era il vescovo Pietro Maria Fragnelli per un momento di preghiera e benedizione. La processione è un invito ad essere popolo, a essere col popolo in ogni momento e per me particolare ha significato essere anche padre di ogni gruppo, essere vicino non solo alla loro fatica ma un po' alla storia personale di tutti loro, alle loro emozioni, alla passione che li porta ad affrontare tanta fatica, col desiderio di così inserire anche in tanta fatica il germe della preghiera, lo sguardo verso l'alto e anche verso il futuro, perché questa passione deve trasformarsi in una vita cristiana vissuta lungo tutto l'arco dell'anno.
Alla fine, chiuso il portone della Chiesa del Purgatorio, oltre alle polemiche per i ritardi, restano le lacrime e i sorrisi, gli sguardi e gli abbracci e quell'ultima cioccolata dentro la Chiesa del Purgatorio che rappresenta quasi un rompete le righe. L'ultimo atto per quest'anno della processione del Venerdì Santo a Trapani. Una manifestazione religiosa unica e irripetibile, segnata dalla forte devozione e dal legame dei trapanesi con i gruppi che ogni anno tornano a vivere per le vie della città grazie alla passione e all'impegno del popolo del Venerdì Santo. Trapani e i suoi misteri. Un amore che non conosce tempo. Un rito che si tramanda di generazione in generazione e che, per una notte, la notte più lunga, quella in cui non si dorme, regala ore di magia, coinvolgendo e avvolgendo un'intera città, emozionando sempre e comunque, perché questa è la città del popolo dei misteri. Discussione in piazzetta Purgatorio durante l'entrata del Sacro Gruppo del Popolo. Si chiude tra le polemiche l'edizione 2019 della processione dei misteri. Rimarranno impresse le immagini della piazzetta del Purgatorio semideserta, sia nelle fasi dell'entrata che dell'uscita. I ritardi accumulati durante il corteo e le discussioni tra i vertici dell'Unione Maestranze e i consoli del Ceto del Popolo proprio durante le fasi dell'ingresso dell'ascesa al Calvario. Le disposizioni in materia di ordine pubblico hanno impedito a molti trapanesi di godere dei momenti più toccanti della processione del Venerdì Santo. Circa un'ora e mezza di ritardo accumulato durante la notte. La processione è tornata a Piazza Vittorio Emanuele dopo aver fatto entrambe le corsie di marcia dopo le 4 del mattino per poi svoltare in via Palmerio Abate, via 30 Gennaio e Corso Italia, già dunque in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma qui, nei pressi della Villa Margherita, ha preso forma quasi una voragine nella processione, anzi è sembrato quasi di vedere due diversi cortei religiosi. Circa un chilometro la distanza tra il 12° gruppo, ovvero i macellai, e il 13° affidato al popolo. Un divario che si è andato allungando sempre di più. Addirittura nella svolta tra la via Custonaci e Corallai, ad un certo punto non si è più avuto traccia della processione, con il primo gruppo già in viale Duca d'Aosta e il secondo ancora in via Nunzio Nasi. Uno stacco non indifferente, insomma. La processione, come sempre, si è ricomposta nella zona del Porto Peschereccio, dove i gruppi sono tornati a sfilare con le loro bande di figuranti. La separazione, il primo gruppo della processione, ha fatto il suo ingresso a Largo delle Ninfe attorno alle 8 del mattino, orario in cui era invece prevista l'entrata. Il gruppo, affidato al Ceto degli Orefici, ha invece fatto il suo ingresso all'interno della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio solo attorno alle 9:30. Alla fine, nel disperato tentativo di recuperare, è stato deciso di tagliare, svoltando da via Domenico Giglio, senza passare dalle vie Turretta e Nunzio Nasi. Ancora polemiche all'ingresso dell'ascesa al Calvario in piazzetta Purgatorio, discussioni tra i vertici dell'Unione Maestranze e responsabili del Ceto del Popolo, oltre alle polemiche con i dirigenti della Questura presenti in piazza. Ieri pomeriggio ad Erice sono usciti in processione i 7 gruppi dei misteri. Come sempre, il corteo religioso ha regalato forti emozioni in un contesto unico, quello del borgo medievale della Vetta. Come ogni Venerdì Santo ad Erice si rinnova l'antico rito della processione dei misteri. Il corteo religioso è uscito alle 14:30 in punto dalla chiesa di San Giuliano per percorrere, in un'atmosfera molto raccolta e con il sottofondo delle preghiere dei fedeli, le strade selciate del paese, passando per le strade più importanti del borgo medievale. Ogni anno la processione segue sempre lo stesso itinerario per rientrare poco dopo il tramonto, attorno alle 20. La processione dei misteri che si tiene ad Erice è più ridotta e meno rinomata rispetto a quella di Trapani, ma è sicuramente molto affascinante e carica di significato, immersa com'è nei silenzi e nel magico contesto del borgo medievale, offrendo davvero un forte senso di raccoglimento. Ma per noi riuscire a fare una processione del genere è un motivo di vanto, anche perché le difficoltà ci sono in tutti i sensi, sia come giovani e come persone, insomma, che ci danno, ci supportano per portare questi gruppi, però fino a quando possiamo cerchiamo di, nel bene o nel male, insomma, cerchiamo di riuscire a uscire questa processione, che è un'eredità che ci viene lasciata dai nostri padri e quindi anche dai nostri nonni. Io parlo anche di mio padre, perché era lui un capoconsole della Madonna.
I gruppi sono in tutto 7 e rappresentano i momenti della passione di Cristo, ovvero Gesù nell'orto dei Getsemani, la flagellazione, la coronazione di spine, l'ascesa al Calvario, il crocifisso e l'urna. Chiude la processione l'Addolorata, una stupenda immagine della Vergine avvolta nel manto nero. Il corteo religioso, accompagnato da una sola banda, è aperto dai figuranti con addosso una tunica bianca ricamata di rosso, i colori usati dai frati della Congregazione del Purgatorio. Le statue sono più piccole rispetto a quelle trapanesi, ma si inseriscono perfettamente nel contesto ericino. Non c'è poi la tipica annacata a suon di banda musicale dei Misteri di Trapani. I 7 gruppi vengono portati a spalla per le viuzze del borgo e durante la sosta poggiano su delle forcelle che aiutano i portatori durante il tragitto per il Basolato. I Misteri di Erice sono un appuntamento molto sentito nella comunità montisa che ogni anno si occupa dell'organizzazione della processione, portando avanti con devozione e attaccamento alle proprie origini una tradizione tramandata nei secoli. È 36 anni che porto questo mistero, in generazione, siamo io e i miei fratelli, e abbiamo avuto molta esperienza qua a Erice, una devozione che abbiamo dentro e poi sempre con l'esperienza con i genitori di portare sempre questo mistero e speriamo portarlo a lungo sempre in seguito. La fatica è moltissima anche, però si perde avendo una votazione di fede che abbiamo, la pesantezza svanisce perché è una cosa bella che abbiamo dentro, che tutti i fratelli che portiamo questa progettazione. Speriamo portarla sempre con i nostri figli e sia avanti. È un'emozione bellissima, è una cosa di tradizione perché prima lo faceva mio papà, poi mio nonno e adesso è passata a me la tradizione e adesso ho pure mio figlio che porta il gruppo. Prima abbiamo visto che per scendere da questa strada avete un po' faticato. Che impegno c'è nel portare questi gruppi a Erice dove abbiamo delle strade particolari? È un po' particolare perché le strade sono trucciolevole e dobbiamo stare attento a dove possiamo l'asta e dove possiamo il gruppo. Se no può succedere quello che non è mai successo fino adesso. Quindi ti ha portato quest'anno a fare questo gesto? La devozione, la passione, ripeto, l'amore che c'è per la processione, ma soprattutto per chi rappresenta la processione. È faticoso portare questa vara? Abbastanza. Qual è la cosa più difficile? La pendenza, il basolato, la spalla? Il basolato gran parte, però le pendenze diciamo che influiscono molto perché bisogna stare attenti a non scivolare. Andando per Erice da qui parte un messaggio sicuramente di pace, di speranza, di rispetto, di solidarietà. Sicuramente la Via Crucis rappresenta dei valori che sono intrinseci anche alla comunità ericina. Come si è detto appunto è una Via Crucis molto antica che si snoda per le caratteristiche viuzze del centro ericino e che ha un suo fascino molto suggestiva e siamo oggi ben lieti perché ci sono tanti visitatori e quindi tanti turisti. Si è svolto ieri mattina nella chiesa di San Nicola il tradizionale rito della discesa della croce. È un rito antichissimo di origine medioevale che si tiene il venerdì santo poco prima dell'uscita della processione dei misteri. Un momento davvero molto suggestivo e carico di fede che ci porta indietro di molti secoli. La cerimonia della discesa della croce si tiene da secoli nella chiesa di Santa Maria del Gesù, proprio a fianco alla Camera di Commercio, chiusa però da qualche anno per lavori di ristrutturazione. La diocesi di Trapani ha quindi deciso di spostare questa funzione religiosa nella base Basilica di San Nicola, dove si è rinnovato questo emozionante rito. La statua di Gesù in croce con gli arti snodabili è stata scesa dalla croce per essere messa in un lenzuolo bianco, dopodiché è stata portata in processione per le navate della chiesa di San Nicola. Il rito si è concluso con l'adorazione da parte dei fedeli dell'icona religiosa davanti all'altare centrale. La discesa dalla croce è stata anticipata dalla messa celebrata dal vescovo di Trapani Pietro Maria Francesco
agnelli e dall'adorazione della croce. Si è quindi aperto il rito delle discese del Cristo con i diaconi che hanno tolto i chiodi prima dalla mano sinistra, poi dalla destra e infine dai piedi. A questo punto la statua è stata scesa con un lenzuolo per essere portata in processione tra le navate della chiesa di San Nicola, una delle più antiche di Trapani ed oggi piena di fedeli venuti ad assistere a questo suggestivo rito, davvero carico di devozione e significato. Questo pomeriggio al Parco Fattoria Carimi il secondo appuntamento con la rappresentazione della Passione di Cristo. L'appuntamento era stato annullato per maltempo. Andrà in scena oggi la Passione di Cristo al Parco Fattoria Carimi. Il primo appuntamento era stato annullato la scorsa settimana a causa della pioggia. 40 attori e 80 figuranti faranno rivivere in uno scenario che riporterà indietro visitatori di migliaia di anni le fasi dell'arresto e della crocifissione di Gesù. In tantissimi hanno preso parte domenica scorsa all'evento. Una ricostruzione di alto valore culturale e filologico senza precedenti sul territorio. Ambientazioni suggestive curate dalla coreografa Silvia Rizzo. Gesù è interpretato dall'attore Emilio Traina. Tra i vari momenti, particolarmente toccante, è il momento della Via Crucis, che ripercorre il cammino di Cristo verso il Golgota. E dopo la crocifissione, quando tutto è compiuto, il corpo del profeta martorizzato viene adagiato sul lenzuolo ed accolto tra le braccia di Maria, interpretata da Silvia Rizzo. L'appuntamento è fissato per le 16. Adesso lo sport, è finito il primo tempo tra Rennes e Trapani, il punteggio è fermo sullo 0-0, insomma una partita importante per i Granata che vogliono blindare il secondo posto in classifica. Vediamo nel servizio l'avversaria della squadra d'italiano. Sabato 20 aprile alle 14.30 il Trapani affronterà in trasferta il Rennes di mister Francesco Modesto, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie C. I prossimi avversari dei Granata hanno disputato fin qui 34 partite e hanno collezionato 44 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e ben 15 sconfitte a fronte di 43 reti realizzate e 43 subite. I Silani hanno il penultimo reparto difensivo del girone C, solo la Paganese ha fatto peggio finora. Il tecnico Francesco Modesto ha le idee chiare, punta a massimizzare le potenzialità di ogni singolo interprete all'interno del modulo 3-4-3. Borsellini difenderà la porta, la difesa a tre sarà composta da Sabato, Germinio e Maddaloni. A centrocampo spazio a Franco e Awa, al centro con Rossini e Viteritti, sugli esterni. In avanti il trio formato dal giovane classe 99 Borello, dal nigeriano Haptis Goretta e Vivacqua, autore fin qui di 8 reti. Il Rennes è avversario da prendere con le pinze, che già all'andata creò non pochi fastidi, nonostante la vittoria granata. Questa sera invece alle 20.30 toccherà la Pallacanestro Trapani affrontare nell'ultima partita della stagione regolare Capo d'Orlando. Vediamo il servizio. La vigilia di Pasqua la Pallacanestro Trapani scoprirà a Capo d'Orlando in che posizione giocherà i playoff. Una sconfitta vorrebbe dire nona posizione. L'avversaria al 90% dovrebbe essere come l'anno scorso Treviso. Ma torniamo alla gara, importantissima per i cugini dell'Orlandina allenata da Sodini, che devono assolutamente pensare ad una vittoria con la sconfitta della Virtus Roma a Legnano per l'accesso diretto alla Serie A. Per quanto riguarda la squadra, la coppia di americane formate da Trish e Parks è senza dubbio la più forte del campionato, che si spartisce 45 punti in due di media. Solo nell'ultima gara hanno segnato 60 punti in due. Per il resto, il quintetto è formato dalla Ganada Play, Bellanna alla piccola e Bruttini da pivot. Puntano soprattutto sulla fisicità e l'atletismo, che gli ha garantito la vittoria nelle ultime 9 gare. Ora, pensare di vincere a Capo d'Orlando in un campo che nelle ultime stagioni è stato abituato ad altri palcoscenici non è facile, ma nel basket tutto è possibile. Dovesse andare male, comunque la Pallacanestro Trapani ha il suo traguardo da festeggiare. Con il telegiornale ci fermiamo qui. Io vi ricordo che domani, il giorno di Pasqua, alle 13.45 manderemo in replica l'uscita della processione dei misteri. Invece il giorno di Pasquetta, sempre alle 13.45, sarà la volta della replica dell'entrata della processione dei misteri. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro da parte di tutta la redazione e dei tecnici santi auguri di buona Pasqua. Thank you.